Se mi amate, osserverete di per sé, come sappiamo, eh, si potrebbe dire anche citerrete, oppure custodirete i miei comandamenti. Tanto è vero che in inglese traducono keep, che non significa proprio osservare. Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola. Chi ha? i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi non mi ama non osserva la mia parola. Allora è molto chiaro che si tratta dell'amore. Se non è chiaro qui, o per la parola o per i comandamenti, ma la chiave è l'amore. Infatti lui parla del comandamento che ha ricevuto dal Padre e dice che questo comandamento è dare la vita e questo dare la vita, questo comandamento è la vita eterna e quando dice ai discepoli del nuovo comandamento lo esplicita come amore gli uni per gli altri però rimane comunque curioso che usa Giovanni il termine che viene usato solo per la Torah, per la legge di Mosè, entolè. E eh, infatti non è da stupirsi, perché quando c'è la discussione in Matteo 22, eh, quale è il comandamento grande, il primo, infatti Cristo risponde con molta chiarezza, ammerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, ammerai il prossimo tuo e via dicendo, cioè giriamo come vogliamo la questione e l'amore. Infatti Cristo ama il Padre, nel capitolo 14, 31 lo dice esplicitamente, ma nel Marco 8, 30, 33 esplicita che questo significa essere consegnato nelle mani degli uomini, quello che succede nel capitolo 14 di Marco quando si tratta di consegnarsi nelle mani del padre che coincide con le mani di Giuda e dei malfattori che sono venuti a prenderlo. E lo stesso dice nel capitolo 13 dopo lavanda dei piedi, ecco che eh, come io vi ho amati, anche voi vi amiate. Dunque lui è la realizzazione dell'amore, lui è proprio la realizzazione dell'amore in senso pieno, verso Dio, da figlio. E verso gli uomini, come il dono nelle mani dell'umanità. In lui l'umanità è amata da Dio Padre e Dio Padre è amato dal Figlio Uomo. Prima volta che accade questo, che si manifesta questo. Allora l'arte della vita spirituale è come rimanere nell'amore e come intendere l'amore di Dio. Nella prima lettera Giovanni dice 4.10 In questo si è manifestato l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Allora il comandamento di amare Dio non è così semplice. Se Giovanni con chiarezza dice che l'amore non sta nel amare noi Dio, ma Lui che ci ha amato. Infatti sappiamo molto bene, i comandamenti dell'antica alleanza non si sono riusciti a spostare dalla tavola della pietra di pietra nel cuore dell'uomo. Basta pensare al profeta Ezechiele si capisce. Cioè, la fatica era proprio questo, il comandamento rimaneva qualcosa di esterno non passava dalla pietra al cuore. È lo Spirito Santo, l'unico Signore che dà la vita, che non è con noi, ma passa in noi. Solo lo Spirito Santo è questo passaggio dall'esterno, essere con noi e diventare in noi. È solo lo Spirito Santo che versa nei nostri cuori quell'amore con cui noi possiamo dopo amare. È solo nello Spirito Santo che noi scopriamo questa identità nuova di essere parte dell'umanità di Cristo. È solo lo Spirito Santo che ci fa conoscere Cristo dal di dentro di Cristo cioè come parte della sua umanità, del suo corpo, più intimo di così non si può. Io sono il corpo tuo, non esiste una parola più intima di questa. E allora solo lo Spirito Santo ci ha fatto questo passaggio. E solo nello Spirito Santo, stando dentro Cristo, abbiamo scoperto che Dio non è Dio, ma è Dio Padre. E che l'altro non è il nostro Dio. Eventuale nemico, possibile nemico, ma fratello Giovanni 20:17, e non solo fratello, ma amico, Giovanni 15:15, 15. e proprio questo è il passaggio dello Spirito Santo, questo paraclito, questo avvocato, advocatus. È interessante che questo termine viene usato solo nel congedo che descrive Giovanni e viene usato solo per lo Spirito Santo, ma Giovanni nella prima lettera del capitolo 2 primo versetto lo usa per Cristo. Ma curioso, Cristo è avvocato in cielo presso il Padre nel regno, mentre lo Spirito Santo è qui sulla via, mentre siamo per la via, mentre siamo per la strada del regno. E questo è già una cosa che ci dovrebbe far riflettere, perché noi siamo convinti che è il Cristo più prossimo a noi. Invece no, Lui è avvocato presso il Padre, ma qui è l'altro avvocato, è l'altro paraclito, è lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo fa un solco con il mondo. Il mondo non lo conosce, non lo riceve. Non lo vede. Infatti, perciò il mondo, per Giovanni è una realtà chiusa. Sembra quasi di ascoltare una lezione di filosofia moderna. Esiste in se stesso e per se stesso. An sich e für sich. È interessante. Questo è il mondo. Esiste per se stesso e in se stesso. Non c'è la relazione. Il mondo non conosce il padre. Perciò la relazione può partire solo dal soggetto e dunque secondo l'ordine della natura, come dice Berdiaev, ma non è generato, non accoglie la relazione, ma la produce. E perciò è chiaro che chi non conosce lo Spirito Santo, non conosce la relazione e allora la religione presenta Dio filosoficamente e culturalmente, ma non padre. E l'uomo e l'altro e viene gestito con la norma, sul falsa riga di quella norma verso Dio, verso la divinità, si gestisce anche il rapporto sociale verso l'altro. Ma davvero interessante, no? Come eh, tutto rimane esterno, anche la preghiera. È una cosa di dover fare. Non si avverte la necessità relazionale. Si avverte bisogno di preghiera quando la natura è in difficoltà. Allora si prega. Ma non è nutrimento dell'amore. E manca lo Spirito Santo e allora nel mondo la Chiesa diventa una società palpabile, visibile come quella del regno, questo, quell'altro, impero, questo, quell'altro. L'amore passa dalla sorgente della fonte alla meta da raggiungere con lo sforzo e con la disciplina e con l'assistenza di Dio. E torna il comandamento e il precetto, torna la dottrina che diventa sempre regolarmente normativa. Ma tutto rimane esterno. Si torna al Tempio. Infatti, la gente dice, l'abbiamo sentito in questi giorni, no? Devo andare da Gesù. Dove? Nella Chiesa, con minuscola, interessante, proprio triste, una grande povertà. Quando si diventa, secondo il mondo, quelli che non conoscono lo Spirito. Cosa è l'Eucaristia senza lo Spirito Santo? Cosa sono i sacramenti senza lo Spirito Santo? Cosa è la Chiesa? Un grande ridizionismo si riduce tutto a una grande povertà. Ha una cosa simile al mondo, perciò siamo in combattimento con il mondo, siamo in conflitto, in opposizione. Ma lo Spirito Santo è lo Spirito della verità che è Cristo. Dunque lo Spirito Santo manifesta nell'umanità, nell'umanità manifesta la verità, dalla, dalla umanità, dal corpo umano cioè della fisicità addirittura, dei gesti, fa emergere ciò che era in dimenticanza a ah, Lethea, ciò che è stato scordato, ciò che è nascosto. Non è la ragione che tira fuori ciò che è nascosto, come abbiamo pensato per secoli, ma la relazione, e l'amore che fa uscire fuori l'altro e manifesta Dio come padre. È il dono e non lo conquista. Ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, chi lo ha accolto alla vita, e oggi ci lamentiamo che stiamo morendo. Cattolici stanchi. Strano, perché sta scritto molto chiaro: chi accoglie diventa figlio, e chi ha la vita ha la vita perché ha figlio. Prima Giovanni 5:12. Chi ha il figlio ha la vita. E infatti, che cosa dice oggi? Voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. È la vita che lo manifesta. Voi lo vedrete perché io vivo e voi vivrete. Non è dunque la questione di idee, di ragionamenti per la mente, né dei valori per la volontà, ma la vita come amore, che è solo nello Spirito Santo. È questo che unisce. E tutto il resto rimane spezzato. Amati amando. Infatti Salmo dice una cosa che è veramente potente. Se lo leggi veramente nella liturgia, che non lo leggi da salmista a me, ma da salmista a Cristo in Cristo a me, è potente. Venite, ascoltate voi tutti e narrerò quanto per me ha fatto. L'inizio di tutto è l'esperienza. Io racconto il dono che ho ricevuto. È interessante, Paolo dice nel primo Corinzi 2, senza lo Spirito Santo il dono non si conosce. Che cosa si conosce? I miei meriti. Perciò facciamo elenchi di ciò che ho fatto, i miei meriti e le mie bravure. Le virtù eroiche stiamo elencando. Invece no, è il dono. Perciò, vedete lo Spirito Santo è questo passaggio dall'esterno dentro. Tutto lavoro che l'uomo fa su se stesso ricevendo un input, per dire una parola italiana, dall'esterno lascia il tempo che trova se non che lascia una rabbia e una depressione, un scoraggiamento. Solo ciò che nasce da dentro e diventa manifestazione attraverso la mia natura, attraverso la mia umanità. Questo è, la, è veramente la conversione, questo è il cambiamento e questo senza lo Spirito Santo non esiste.